Ciao ragazzi, benvenuti su Gastube Drums. Nel video di oggi voglio portare sul canale quella che è forse la batteria più leggera che abbia mai suonato proprio nella vita che abbia portato sul canale. Non ho mai suonato una batteria così leggera, in teoria questo, perché allora strumentimusicali.net mi ha mandato questa batteria qua. Come potete vedere, ho uno scatolone in mano in cui c'è tutta la batteria e c'è questa Yamaha Stage Custom Hip, questa batteria che è molto piccolina e super leggera. Comunque io in uno scatolone, ok, lo scatolone non è leggerissimo, ma sto prendendo tutta la batteria e come potete vedere lo scatolone non è neanche troppo grande. Lo lascio qui e in aggiunta a questo, per avere una batteria veramente super leggera, mi sono arrivate anche le aste lightweight di Yamaha. Ho già fatto un video su queste aste lightweight. Come potete vedere, io sto tenendo in mano questo scatolone, questo scatolozzo qua, che contiene tutte le aste. Quindi qui dentro, e guardate come lo tengo in mano, ci sono tutte le aste della batteria. E vabbè, comunque vi lascio il link se volete vedere anche questo video qua in cui faccio vedere già queste aste super leggere. Oggi andiamo a mettere queste aste qua insieme alla batteria super leggera. Tutto super leggero oggi. Allora, facciamo così, mando la sigla, scartiamo un po' queste cose qua, guardiamo quanto sono di peso veramente e poi ci spostiamo di là, smontiamo questa batteria, montiamo l'altra e tutto quanto. Sigla! Eccomi qua, girato di schiena, perché sto aprendo queste, anzi mi giro di qua, va. Sto aprendo queste Yamaha, questo magari lo appoggio qui se non mi faccio del male, queste Yamaha Lightweight che hanno... Allora, hanno la borsa e la cosa bella è che questa borsa sembra vuota, questa borsa, sembra che non ci sia niente all'interno, in realtà ci sono tutte le aste della batteria, sta cosa è spaziale. All'interno della borsa, qui dentro, mamma mia, ragazzi, è pazzesca questa cosa, qui c'è un'asta, qui c'è l'asta del Charleston che dice asta del Charleston, no, no, asta del Charleston pesa niente. Poi abbiamo un'altra asta, abbiamo l'asta reggirullante, eccola qua, l'asta reggirullante che pesa sempre niente e basta. Poi abbiamo ovviamente qui tutte le custodiette, diciamo, per metterle all'interno in modo tale che non si rovinino, eccetera. Queste pesano veramente zero, ragazzi. C'è la borsa integrata con marchio Yamaha. Adesso andiamo a vedere la batteria, così poi monto tutto quanto. Intanto queste magari le prendo tutte insieme, così, come se niente fosse, le tengo con una mano, ma vabbè, le appoggio un attimo qui. Allora, batteria, vediamo un po'. Qui abbiamo le pelli. Molto carino il colore, tra l'altro. Molto carino il colore. Era colori qui la... No, non era colori, ecco perché non lo sapevo. Devo spegnere il cellulare perché mi sta continuando a squillare. Allora, questo è il primo tom da 10... Ah, anche satinata! Bello! Allora... Questo tom da 10, piccolino anche come proprio profondità, poi andiamo a vedere come suona. Timpanino, anche qua, belle questa cosa. Questa ci sta veramente in una smart, ci sta questa batteria. Sia come peso, sia come grandezza. Ah no, questo non è il timpano. Questo è il rullante, piccolino, da 13 pollici per 5, come anche il tom. Tra l'altro il tom è 10x5 e poi il timpano ce l'avremo però. Timpano un pochettino più alto, in effetti, sì. Da 14x8, qui. Aia. Colore molto bello, ma attenzione. Ta-tan! Ragazzi, questa è la cassa ed è una 20x8, con ovviamente da aggiungere anche i cerchi qua che sono in legno normale. Però voglio veramente vedere come suona questa cassa, perché a me le casse un po' più colte rispetto a quelle da 18 pollici piacciono. Questa è da 8, è molto più colta. Vediamo comunque come suona, perché in generale come batteria da portare in giro leggerina, perché comunque questa pesa veramente poco, è tutta in betulla, sembra fare un po' di cose. Facciamo così, la monto e vi faccio sentire subito come suona. Come potete sentire, vabbè, il suono questa batteria ce l'ha di brutto. Sta cosa della cassa è pazzesca. Che è una cassa molto molto piccola, come avete visto, una cassa da 20, quindi già un po' più piccola del solito, ma molto piccola nel senso molto stretta. Cioè una cassa 20x8, io non l'avevo mai suonata.
Però è veramente una figata, nel senso che così è suonata vuota, proprio come lei. L'ho ripresa con due microfoni, uno proprio davanti alla pelle, l'altro sotto di quelli piatti, in modo tale da prendermi uno le basse e uno un po' più l'attacco. E questi tomini, diciamo tomini e timpanini. Sono carini, molto carini, perché sono piccoli in realtà, infatti immaginavo che avessero qualche problema nel senso di suono troppo acuto, invece in realtà si comportano molto bene tirati sia acuti, sicuramente se io vado a tirare un po' più acuto il tom, ad esempio, vi faccio sentire, riesco a fare anche jazz, ad esempio. Questa cassa, secondo me, questa batteria, secondo me, è perfetta per il jazz. La cassa di sicuro, ma... sentite! E poi una cosa che mi piace molto fare in questi casi è suonare il bordo, perché gli dà un suono completamente diverso al tom. Come potete vedere, accordabilità di questa batteria pazzesca, cioè l'ho accordata insieme a voi, l'ho suonata ed era a posto. Adesso vediamo. Suona sempre bene, cioè la sto tirando giù, così forse un po' troppo. E per quanto riguarda il timpano, stessa identica cosa. Il timpano ha una chicca che non me ne ero accorto in realtà quando ho preso il timpano, eccetera, magari voi sì perché l'ho girato in qualche modo particolare, ma il timpano non è solo un timpano. Essendo con delle dimensioni normali di un rullante, non fa solo da timpano ma anche la cordiera. Quindi io uso un timpano, tiro sulla cordiera e ho un altro rullante che mi fa ovviamente rullantone. È veramente una cosa divertentissima, perché sentite i due suoni adesso che ho di rullante. Cioè, questa cosa è veramente, quando l'ho visto ho detto no, non è possibile, non è possibile. E appunto, io è come se avessi un altro rullante qui, in pratica. Doppio rullante, un tom, un timpano e la cassa. Rullante che in realtà non ve ne ho ancora parlato perché è la parte un po' più normale, diciamo, di questa batteria, però è un rullante Yamaha. Cioè, rullanti Yamaha mi piacciono perché sono super versatili. Ho anche sputato un po' sul rullante, ecco qui, lo pulisco. Ma l'ho accordato acuto. La cosa che mi piace tanto è che non rompe mai le scatole ed è super sensibile. Ho già provato anche degli altri rullanti Yamaha, vi lascio magari un link qui sotto in descrizione in cui ne avevo provato uno veramente super, ma l'idea comunque è la stessa di questo qua. Quello là era da 14 pollici, questo era da 13 pollici, ma in generale è sempre un po' il punto fondamentale di Yamaha. Che gli devi dire a questo rullante? Magari lo vuoi un po' meno sensibile? È sensibilissimo, pazzesco. Gli tiri un po' meno la cordiera, suona lo stesso, un po' più pancioso, gli attira di più e diventa secchissimo. Anche proviamo così. Ah no, aspetta.
Ovviamente cassa, prima ve lo stavo dicendo, poi non ve l'ho detto, l'ho lasciata completamente vuota, volendo potete riempirla, mettergli qualcosina che tocchi sia pelle battente sia pelle risonante, così almeno avete il suono un po' più asciutto. Qui è bello slabbrato, in realtà per questo tipo di cassa mi piace molto. Ma volendo andare magari a suonare qualcosa dove ho bisogno di una cassa un po' più stoppatina, allora un cuscino, una copertina dentro non ci starebbe male. E quindi batteria, sicuramente una batteria molto bella, molto particolare. Sicuramente andare in giro con una batteria del genere, fate la vostra figura, diciamo così, perché il colore è una bomba. Le dimensioni non rompono assolutamente le scatole, il peso non rompe assolutamente le scatole. Parlando di peso, come potete vedere, comunque i piatti li ho montati sulle Yamaha Lightweight e allora devo dire che queste aste qua, appunto, ne ho già parlato in più video, ma sono veramente molto carine, molto trasportabili, ovviamente, ragazzi. Cioè, che vi devo dire? Nel senso, sono le cose più semplici da mettere all'interno della macchina, cioè non so che dire. Sono molto belle, mi piace molto il fatto che siano satinate e non lucide. E più che altro, una cosa che vi voglio dire, l'unica cosa che in generale dico di negativo, tra virgolette, che però non per tutti è negativo, il fatto che non siano asta giraffa. In questo caso, ad esempio, non mi servono perché non ho molti pezzi, però se qualcuno magari ha 3 tom, 2 timpani, 6 splash, allora magari l'asta giraffa gli servirebbero. Qui sono tutte aste dritte. Sicuramente con le aste dritte il piatto sta più fermo perché non ha cose strane, aste che fanno così, eccetera. Quindi il piatto sta bello fermo. Però appunto questa è l'unica cosa. Ovviamente, come potete vedere, la questione, questo mi piace sempre farlo perché tutte le volte che le alzo non ci credo, ma la questione peso è imbarazzante, ragazzi. Il peso di queste aste e il peso di questa batteria in base al suono che fa è imbarazzante. Quindi con questo, ragazzi, io la finisco qua. Voglio ringraziare tantissimo strumentimusicali.net per avermi permesso di suonare la batteria più leggera di sempre, la batteria più leggera che abbia mai portato sul canale e forse una delle batterie più leggere che si possano desiderare, che si possano creare. Quindi grazie mille strumentimusicali.net. Come vi ho detto, trovate tutti i link che vi servono qui sotto in descrizione. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se vi va, se vi piacciono i miei video, eccetera, se vi piace il modo in cui spiego. Qui sotto trovate anche il link per accedere alla mia scuola online, per guardare tutti i miei contenuti lì. E basta, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!